Ciao a tutti ragazzi, io sono Drexel e bentornati su un gioco veramente brutto, proprio brutto, così brutto che neanche una pre-alfa. Mamma mia. Allora ragazzi, questo video è un video su un gioco veramente appunto schifoso, come ho detto prima. Scusate se ripeto sempre la parola schifoso, perché è veramente schifoso ragazzi. È veramente schifo. Guardate il marciapiede. Quando attraversa il marciapiede. Come ho fatto a finire in questa posizione incredibile comunque. Comunque, allora, guardate. Ecco. Ragazzi, è incredibile. Guarda che cosa sta facendo. Sta facendo le flessioni. Si sta cagando mentre attraversa mentre scende dal marciapiede. Guardate. Ma che co comunque, comunque, comunque. Ragazzi, secondo me gli sviluppatori si volevano copiare tanto, proprio tanto, il gioco GTA San Andreas e ci sono riusciti. Mamma mia. Ragazzi, se premete il pulsante qui, alla vostra sinistra, questo con l'immaginina del cofano, dell'immaginina dello sportello della macchina. Il vostro personaggio si smaterializza e subito dopo entra nella macchina, si teletrasporta incredibilmente dentro la macchina, così, in un secondo. Ah, mamma mia, incredibile. Scusate per i rumori molesti, ma sì, hanno ucciso delle persone, sì, ma tranquilli. Allora, sì ragazzi. Mamma mia, mamma mia. È proprio GTA San Andreas, non hanno preso spunto, hanno proprio copiato GTA San Andreas. Comunque se ci avete fatto caso, il personaggino che sto comandando assomiglia proprio a CJ di GTA San Andreas. Da Incredibile. lontano assomiglia incredibile. Allora. E niente ragazzi, questo è tutto il gioco praticamente, non è che c'è tutto qui. Non si deve fare altro. Comunque, vediamo come muoiono le. Che cosa sta succedendo? Ah, questa sarebbe la mira automatica. Mamma mia, che cos'è la mira. Oh, gli attacchi spastici, ragazzi, tutti. Ragazzi, tutti. Comunque, ma. Ah, sì, avete notato che quando mi sparano il nostro personaggio non soffre completamente? Eh sì. È proprio immune alla violenza, cioè non soffre. Questo ragazzo non soffre. Dai! E che cosa è successo? No, questo non interessa. Scusate ragazzi, era apparsa la pubblicità. Sicuramente a voi non interessa. Anzi no, secondo me è molto più interessante la pubblicità che questo gioco, sinceramente. Mamma mia, quanto fa schifo. Mamma mia. Ma poi ci sono pattumiere d'oro davanti alla strada. Ma farle un po' più indietro invece di metterli davanti proprio alla strada, perché non li facevano un po' più indietro? Ma sinceramente. Oddio, che cosa ho scoperto. Che cosa. Ma mamma mia. Ma mamma mia. Mamma mia. Ma è veramente schifoso con questo gioco. Ma mamma mia. Ma no. Ma che schifo. Ma che schifo. Aspetta, ma che co do dove sta correndo? È che poi non si può arrampicare. Ma fa è molto anticappato, spastico. È incredibile, raga. Mamma mia, si vedeva l'interno. Non ha niente questo ragazzo. È composto di aria. Ah ragazzi, non so se ci avete fatto caso, io ora, ma è scomparsa l'immaginina dello sportello della macchina. E ora come entro nella macchina? Come faccio? Non posso. Mamma mia. Comunque, ragazzi, il video finisce qui. E gli sviluppatori hanno fatto proprio un lavoro schifosissimo. Ah, ma quella è una missione. Andiamo a controllare, vediamo se.
Mamma mia, ma perché ogni qualvolta che io sparo a una persona lo vengono a sapere anche in Cina? Perché? E comunque quel ragazzo non è morto dopo un colpo di pistola qui nel collo dove dovrebbero morire anche i cinghiali. No, loro non muoiono perché lo sai, sapete, no? Il gioco, questo gioco è fatto veramente con il culo. Mamma mia, come è fatto male. Dai che non spunta più l'immaginina del coso, della porta, della macchina. E mi posso arrampicare, posso volare non camminando. Ma aspetta, vediamo se c'è la palla per giocare a basket. No, c'è proprio il gioco, c'è il campo, ma non c'è la palla. E vai! Vabbè ragazzi, il video finisce qui. Voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto lasciate 15 mi piace. Ma no ragazzi, lasciate stare, non voglio completamente mi piace per questo gioco perché è veramente schifoso. Mettete Mi mi piace! raccomando, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.